tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Oggi come da titolo rematch contro Barry, il rematch definitivo. Non sono sicuro se questa lotta si sblocchi solo dopo aver visitato la Torre Lotta o dopo aver affrontato Palmer, che è appunto il capo della Torre Lotta. Perciò se lo trovate dopo aver affrontato la Torre Lotta almeno una volta, allora bene così, se no dovete affrontare Palmer, ma credo sia un requisito troppo stupido. Però che cosa intendo quando dico requisito stupido? Intendo che sarebbe stupido dover affrontare un certo numero di lotte alla Torre Lotta per arrivare poi da Palmer e quindi avere la possibilità di affrontare il nostro rivale. E non credo quindi che serva affrontare Palmer, ma affrontare almeno una volta la Torre Lotta o sbloccarla quantomeno. Barry inoltre è disponibile per il rematch il sabato e la domenica. Se cambiate orario del Nintendo Switch non importa, lui sarà comunque qui ad aspettarvi, dato che non è un evento giornaliero, quindi cambiate tranquillamente giorno o orario della vostra console. Io l'ho appena fatto. Eccolo qui comunque. Ehi Link, non sei l'unico che sta diventando più forte, sai? Adesso te lo proverò. Preparati a lottare! In realtà, quando ci ho parlato prima di fare il video, non pensavo volesse sfidarmi, o meglio, l'ho visto lì e dico, ma vorrà sfidarmi? No, magari vorrà congratularsi con me per la vittoria alla Torre Lotta contro Palmer, suo padre, e invece no, vuole sfidarmi. Ho detto, aspetta, facciamo il video perché è importante, insomma, è un rematch importante, avrai Pokémon a livello 70! No. Dunque, la squadra... Ah, sì, ho Dewgong invece del classico Torterra, perché ho bridato questo Dewgong e ho detto, ma sai che c'è, quasi quasi... Ed infatti sì, è fighissimo. Inoltre dovrei aver pubblicato oggi i video su Instagram, quindi... Se l'avete visti, questo video dovrebbe uscire domani, quindi non ci saranno più, già più i video. Vabbè. Brutta bestia il tempo che vola. Comunque... Ma così? Ah, focannastro. Ah, Barry, hai affrontato la Torre Lotta e vinto un bel po' di punti per dare focannastro al tuo Staraptor, eh? Oia. Questa fa male. Ah, comunque, ho detto che ho affrontato Palmer, ho vinto, ma devo aspettare di affrontarlo una seconda volta quando avrà il team diverso in modo da poter poi caricare il video. Quindi o faccio lotte a rotta di collo alla Torre Lotta, oppure lo pubblico quando lo pubblico. Manda Heracross. Oddio, mandiamo Hanasia. Certo, non c'è troppo divertimento a sconfiggere tutto quanto il suo team perché ho la coverage perfetta. Però, dai, a parte sono troppo forte, non ha senso. Ah, però potrebbe avere lo starter al 70, se andiamo un'escalation sempre maggiore di livelli. Non ho strumenti su Hanasia, quindi acrobazia dovrebbe fargli il doppio del danno. Ed evitare di prendere un contraccolpo da fuoco carica, meglio così. Anche se fuoco carica ne ho abusato tantissimo nella Torre Lotta. Dewgong, vabbè, sì. Tengo in squadra, voglio farlo arrivare a 50. Era un'alternativa per un certo nemico, ma ho detto no, lo tengo, ora lo alleno così. Manda Torterra subito? È tipo terra contro fuoco, però... Ah, 64. Dovrebbe essere più forte. Vabbè, acrobazia, dai. Fuoco carica? Vabbè, sì, non serve neanche mossa da stab alla fine. Ah, non cambia nulla. Non cambia nulla. Sempre male gli avrei fatto, quindi... insomma, è un po'... L'ho affrontato tardi, Barry. Ho fatto troppe sfide e... Contate che ho catturato solo i leggendari di cui ho fatto il video. Quindi non è che ho già catturato altri leggendari e sono tipo molto più forte, perché qua livelli, dalla sesta gen si livella anche solo quando catturate i Pokémon, no. Quindi non è... Ma neanche troppo alla fine. Vabbè, quindi non è che ho potenziato tantissimo il team catturando i Pokémon leggendari. Cavolo, forza equina, mi ha fatto paura per un attimo. A sto punto la faccio perfetta, non perdo neanche un Pokémon, dai. Anche se Barry dovrebbe diventare più forte una volta fatto il rematch alla Lega.
Non ne sono molto sicuro. Comunque, oggi rematch anche contro Lucinda, a questo punto, dato che Barry è molto semplice sconfiggerlo. Ah, Flozel. Col gommone attorno al collo. Vai anche te una zuffella. Non la reggerà mai, mi dispiace Flozel, ma la vita è così, è dura per tutti. Si nasce, si cresce, si soffre e poi si soffre ancora, fino a che non si muore. Di vecchiaia, possibilmente. Il più debole della mia squadra, squadra canonica, è LZ-129. Dugong non è una vera e propria new entry, ma vabbè, sta lì oramai. Neanche in grafica lo metto, perché non serve. Per l'impuntura mi avvelena, con la fortuna che ho. No. Ah, sì? Quando il gioco si fa duro, la mia squadra di Pokémon ci dà dentro. No, mi dispiace, ma no. Ah, poi sì, ho cambiato abbigliamento al personaggio, perché beh, ho detto che avrei fatto, quindi... ci sta. Abbigliamento no, primaverile. Più casual. Ma che succede? Mi stai forse dicendo che ho perso di nuovo? Sì, tu perdi sempre. Sempre. Con la B. Di Barry. Ma sì, va bene così. Link, più diventi forte, più diventiamo forti anche noi. Il potenziale dei Pokémon non ha limiti. Ricordati le mie parole, Link. Ma ok, non vuole più raffrontarci, bene. Andiamo allora ad affrontare Lucinda. Lucinda ovviamente si trova a Sabbia Fine. Non ho idea di quale Pokémon abbia Lucinda in lead, quindi lascio Acti. Senti Link, hai un po' di tempo adesso? Visto che sei così forte, pensavo che potresti insegnarmi una cosetta o due sulle lotte. Che ne dici? Ok. Grazie mille. Non capito tutti i giorni di lottare con un allenatore che è riuscito a entrare nella sala d'onore. Che felicità! Allora andiamo! Ma davanti alla casa del professore gliela roviniamo. Lucinda, allenatrice. Mi piace che in Pokémon vengano dati... vengano usati i pronomi maschili e femminili. Oltre, sì, alla classe... vabbè, sì, ci siamo capiti, insomma. War Madame! Tutto! Cioè... wow! Dai, non sono troppo cattivo, dai, idropompa. Con la speranza che mi sasse, però, vabbè. Ma sì, è la gag, non faccio troppo cattivo, poi potenza massima. Però se mi sava era una gag stupenda. Peccato che è andata così. Dugong, quanto ci bello Dugong. Tangrowth, allora. Farebbe un danno normale, dato che sono anche ghiaccio, però a questo punto... mandiamolo, dai. Dai dentro. Bello. Ovviamente nella Ultra Ball, perché io sono stupido e non avevo le Pokéball per far appunto l'uovo dentro la Pokéball piuttosto che... non la Ultra Ball, ma... ehi. No, geloscheggia, volevo fare geloraggio. Mi sono sbagliato. Vabbè. Cavolo, Tangrowth quanto era brutto, però. Sì. Hai osato toccare una piccola anima innocente che ha fortun uovo per salire velocemente di livello. Tra l'altro ho pubblicato un video, credo, non so se quello ho fatto o no, dipende da come mi gira, intitolato You OK Bro, in inglese per chi mi andava così, dove c'era un Lyron bloccato dentro un masso che era poi il masso del punto in cui si trova fortun uovo. Lì vicino stava fortun uovo. Niente, è così, tanto per farvi sapere. Ok, andiamo di geloraggio. Boy, ha scoppiato. Vabbè, ragazzi, è una roba incredibile, dai. Ok. Che poi, tra l'altro, tra Dugong e Empoleon, mi sembra che Empoleon abbia più difesa. Il problema è che Dugong l'ho... no, che fai bullo? Fermati. Il problema è che Dugong l'ho allenato proprio in difesa e difesa speciale e punti salute. Quindi dovrebbe reggere bene i colpi fisici e speciali degli altri Pokémon. Certo, però se è super efficace come Energy Palla. Perché erba contro ghiaccio è normale.
Ma contro acqua è super efficace, ecco perché non mi riportava i conti. Ma per forbecco, dai, tanto per fare la gag, no? Ecco, bellissima gag riuscita. Tra l'altro se non lo mando... Ah no, però droppa la difesa, potrei farcela. Sì, sembra giù di morale, va bene, lo sapevo. Fatta, vabbè, sì. Non andava KO se non droppava la difesa. 64 è un buon livello contro un perforbecco di un Pokémon che comunque sta al 75. Ma lo reggeva. Froslass. Jealous Cage e mi killa. Bello come Pokémon. Quanto bello. Fulmine? Vabbè, più veloce proprio. Cazzatella Lucinda, eh? Vabbè, l'ho fatto fuori metà team. È tutto, no? Metà, tutto oramai. Andiamo Vux. Tanto è spettro, quindi buio con uno sgranocchio, via. Eh sì, metà team proprio, ci avevo azzeccato. Non l'avevo contati. Sciagura. Magari mettere lo status prima di fare Sciagura. No, è come si gioca a Sciagura. A meno che non ha miscliccato, ma Focal Nastro, sì. Vabbè, si gioca così Pokémon, dai. Niente, mi piace fare Sciagura. Ciao. Corpo funesto. Vabbè. Oh, Milotic. Oh, Milotic. Come si dice? Gli inglesi dicono Milotic, quindi dovrebbe essere Milotic, visto che noi prendiamo dall'inglese. La cosa divertente è che alcuni inglesi dicono Milotic e altri Milotic, perché viene da Venere di Milo o Venus de Milo. È un po' strano, alla fine ditelo come vi pare. Quindi va bene. E posso essere Cazzarola. Posso essere sincero con... Ah, Sorbisfera? Bene. Se posso essere sincero, se riesco a finire la frase, il fatto che i Pokémon abbiano un nome inglese al tempo era dovuto al fatto che non si sapeva se bisognasse dare una traslitterazione italiana o traslitterazione parziale comunque, perché non si avevano contatti diretti con Game Freak e con Nintendo, e quindi i tedeschi l'hanno fatto, i francesi anche, e noi italiani no. Ed è meglio così, è meglio così, perché se andiamo a vedere quello che hanno fatto con Yo-Kai Watch, meglio i nomi inglesi, meglio, va bene così. Perché Pikachu poteva diventare tipo Topo Elettro, una cosa del genere, o Elettropo, pessima, o peggio ancora, una congiunzione di parole tra coniglio, perché molti lo scambiano per un coniglio, nonostante sia chiamato Topo Elettrico. Però vabbè, l'ignoranza. Ci può stare che uno è un po' ignorante e non lo sappia. Clefable! Oh mio Dio, Clefable! Che rotto nel sedere, Clefable. Sei il mio ultimo Pokémon, ma ho fiducia in te. E ci credo, con Clefable! Certe sberle tira Clefable. Da quando ha preso il tipo folletto è diventato ingestibile. Mamma mia, che bulkiness! Sa lunare, però. Clefable viene davvero dalla luna. Così. Esplodo? Vorrei fare una battuta ora. La faccio? Vai, finale col botto. No! Ah, guarda, bene, bravo LZ, bravo. Chernobyl, no. Per dire, era per dire. No, non sia mai. Per carità. Lungi da me, lungi. Black humor sotto spoiler lo mettiamo. Come sui canali Telegram, sotto spoiler. Il Dio Gong è 44, mi piace. Appena arriva a 50 lo butto. Perché? No! È andata bene! Oh mio Dio, che paura! Dico, vabbè, si è bloccata come l'altra volta con Barry. Invece no, era più lei che era diventata un...
una statua ferma. Tra l'altro mi stava per cascare il controller. Comunque, grazie mille per la sfida di oggi. È stata molto istruttiva. Spero che avremo occasione di lottare di nuovo. Vuoi fare adesso? Ah, Link, conosci Bebe? Abita a Quaripoli. Tutti gli allenatori dovrebbero andare a fare visita a Bebe almeno una volta. Sì, perché ci dà Eevee. E non ho mai preso Eevee. Perché non l'ho preso? Era una cosa che avrei dovuto fare all'inizio, tra l'altro, quando sono arrivato a Quaripoli. Eevee è un Pokémon versatilissimo. Se mi fosse ricordato di prenderlo, l'avrei preso e magari anche messo in squadra, chi lo sa. Potrei aver avuto una squadra diversa. Ehi là! Oh, ma io ti avevo già visto da qualche parte. Aspetta, dov'era? Ma certo! Sei il tipo che ha lottato con quei tizi loschi a Giubilopoli. Avevi attirato la mia attenzione, quindi ho fatto qualche ricerca sul tuo conto. Un bambino di 10 anni, 11, 12 volendo, che non ha un passato, ma ok. Con mia grande sorpresa ho scoperto che conosci il famoso professor Rowan. E per di più so che teneva in giro a stracciare i capi palestra. Alla fine dell'avventura avrebbe senso, ma... all'inizio no, dopo solo 2 medaglie? All'inizio stentavo a crederci. Ah, scusa, sono di nuovo partita per la tangente. Io mi chiamo Bebe, ti ricordi di me? Ti ho regalato delle capsule, non te ne sarei mica dimenticato, ma come potrai dimenticarmi di te? Hai presente i box Pokémon del PC che stai utilizzando? No, dallo zaino li gestisco. E quindi? Ok, Pokédex nazionale. Sei molto in gamba. Se ne hai uno starei anche sfruttando i miei box sempre più, immagino. Ok, devo usare box con criterio. Senti, vuoi un Eevee? Così, va bene. Ah, senza cambiare posto in squadra. Meglio. Niente shiny. Cattivo! Ragazzi, io non riesco ad ottenere uno shiny neanche se ci provo. Un Pokémon raro che si adattaglia a ambienti più difficili cambiando aspetto e attitudini quando si evolve. Detto Pokémon evoluzione, certo. Soprannome? I puoi? No, i puoi no. Però il nome francese, Ivoli, se non sbaglio, è carino. Ivoli! Quell'esemplare di Ivy che ti ho dato l'ha avuto da un amico di Johto, Bill. Chissà quanti vi ha allenato in tutti questi anni. Infatti è bello che Bill sia di Johto. Comunque, portiamo al 10 questo Eevee. Ho salvato giusto per evitare di consumarmi le caramelle rare. Allora, difesa al 29, mi piace come Eevee. Attacco 16, mamma mia, scarsissima. PS 31, estra intorno al 15. Special Attack 13, un po' bassina. Difesa speciale 21, no, sta bassina. Velocità 17, no, proprio un Eevee normale. Magari se volete resettare per trovarlo buono potete anche farlo, quindi non ha IV fisse, ha IV casuali. Ad ogni modo il video termina qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate il link per Instagram e Telegram dove pubblico aggiornamenti e quant'altro, e passano anche il link qui in alto. Se ancora non siete iscritti fateci un pensierino che tanto è gratis, e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!